Salve a tutti amici trezzanti e ben ritrovati di questo nuovissimo video, sono Mr. Electric ed oggi ragazzi eccoci qui nuovamente su Cookie Run Kingdom. Ragazzi, quest'oggi siamo sull'aggiornamento del 18 novembre 2021, ho visto in basso la data del computer perché non mi ricordavo. Ragazzi, questo è l'aggiornamento invernale di questo gioco, soprattutto il primo aggiornamento invernale, poiché il gioco non è uscito da nemmeno un anno. A gennaio compirà un anno e sicuramente ci saranno tantissime belle cose in serbo per noi. Oggi, appunto, siamo qui perché, come avete letto dal titolo, ma come sicuramente sapete già, hanno aggiunto due nuovi biscotti, tra cui ragazzi un nuovo leggendario, ovvero Frost Queen Cookie. Ragazzi, io come vi avevo detto anche nei precedenti video, avevo supposto proprio che a novembre, quindi oggi, avrebbero rilasciato un nuovo biscotto leggendario e così è stato, vedendo anche effettivamente l'alternarsi di Ancient e leggendario. Ragazzi, allora questo è il primo video di Cookie Run Kingdom che registro da telefono, ho deciso di adoperare in questa maniera perché giocare da PC per me era diventato impossibile e come avete notato anche voi c'erano un bel po' di cali di frame. Inizialmente ragazzi non era così, prima addirittura nei primi video non era così, poi non so che cosa è accaduto a BlueStacks, probabilmente negli ultimi aggiornamenti hanno fatto qualche miglioria grafica che il mio PC ha deciso di non assorbire, diciamo. Prima di tutto ragazzi direi però di andare a riscattare le gemme che appunto ci hanno regalato con questo update, solamente ragazzi 1300 gemme, questa volta sono stati un po' più tirchie rispetto all'ultima volta dove abbiamo preso 23.000 e passa gemme, se non sbaglio. Alla fine comunque ci hanno dato anche 13 formine che ovviamente andremo ad utilizzare. Starete sicuramente sentendo e soprattutto vedendo, diciamo, c'è stato un cambiamento per quanto riguarda proprio la mappa di gioco. Hanno modificato leggermente appunto la mappa di gioco, se vedete appunto è diventato tutto innevato e se vedete ancora meglio sta addirittura nevicando e se ascoltate la canzoncina è cambiata. È una canzoncina appunto, diciamo, più inerente ovviamente alle festività natalizie. E ragazzi, io amo queste cose. Io sono fissato con l'inverno in generale, col Natale, quindi a me piace a prescindere. Però che lo facciano anche in un gioco dove ti immerge ancora di più all'interno, soprattutto appunto per la stagione, è una cosa che a me fa veramente impazzire. Solo una piccola cosa, io ho fatto qualche altra skin gacha e ragazzi, ho solamente trovato una skin epica, ovvero la skin epica di Madeleine, che ragazzi non era quella che volevo, perché come vi ho detto io volevo la skin di Strawberry Crepe, che per me è la più bella di tutte aggiunte fino ad ora, però ragazzi comunque è una skin epica e ci sta, ecco. D'altro canto, ho praticamente quasi tutte le skin comuni, almeno quelle le abbiamo completate. Però ragazzi, direi prima di tutto di parlare dei due nuovi biscotti che hanno aggiunto con questo update. Due biscotti che in realtà ragazzi sono entrati subito nel meta di questa stagione e io veramente non me l'aspettavo e penso li incomincerò ad utilizzare anche io. E tra questi appunto c'è proprio Cotton Cookie, un biscotto support di rarità epica, che ragazzi è bellissimo, mi piace veramente tanto. È ragazzi un pastore e diciamo che la sua abilità, ma anche diciamo come è stato presentato, è accompagnato sempre appunto dalle sue pecore, perché effettivamente è un pastore. Comunque ragazzi, allora, la sua abilità è questa qui. Mentre la lanterna di Cotton Cookie risplende, la luce calda periodicamente farà recuperare gli HP degli alleati e incrementerà l'attacco delle creature evocate. Perché ragazzi, anche questo biscotto si aggiunge la lista di biscotti che evocano creature, insieme appunto a Snow Sugar, Licorice e Pumpkin Pie. Cotton Cookie appunto evoca queste pecore che caricheranno i nemici facendo danno ad aria e ragazzi stunnandoli. È un altro biscotto che ha l'abilità di stunnare i nemici. Le pecore evocate combatteranno al fianco dei biscotti per un certo periodo di tempo. Cura del 9,9% ogni secondo per 9 secondi. E ragazzi, io l'ho visto giocare, ma cura tantissimo, cura veramente tanto, io non lo so. Cura. Inoltre, ragazzi, viene appunto incrementato l'attacco del 75% mentre la lanterna è accesa. Le pecore verranno evocate con il 124,5% dell'attacco di Cotton Cookie, del 157,8% della difesa di Cotton Cookie e del 111,4% degli HP di Cotton Cookie. Inoltre, ragazzi, la carica delle pecore stunna per un secondo. Io, ragazzi, penso che la sua sia una delle abilità che ha il concept più originale di tutti i biscotti di Cookie Run Kingdom.
Mi piace davvero tanto come idea e soprattutto appunto vederla combattere al fianco di pecore, degli animali semplici, e in realtà fanno male delle pecore, fanno più male loro di Cotton Cookie, per dirvi. Quindi ragazzi, penso che i topping giusti per lei possano essere i raspberry topping, quindi quelli che aumentano l'attacco, e i solid almond, cioè quelli che aumentano il damage resistance. E ragazzi, ecco il secondo biscotto leggendario aggiunto in questo gioco. È bello che non abbiano aggiunto biscotti leggendari provenienti da Cookie Run Ovenbreak, perché appunto si ipotizzava aggiungessero Fire Spirit Cookie o Moonlight Cookie addirittura. Però ragazzi, alla fine secondo me hanno fatto una scelta giusta, perché essendo che questo appunto è il primo aggiornamento invernale di questo gioco, aggiungere un biscotto esclusivo che quindi fa parte solamente in questo gioco, secondo me ragazzi ci sta veramente tanto. E ragazzi, mi piace un bordello l'ambientazione in cui è situata Frost Queen Cookie, perché appunto è una sorta di zona ghiacciata, una zona imperiale, diciamo così, proprio per il fatto che lei è una regina. E ragazzi, cambia a differenza di Seafairy Cookie, perché Seafairy ha appunto una, diciamo così, ambientazione più marina. Stessa cosa era successa ovviamente agli Ancient. E ragazzi, una piccola curiosità, la doppiatrice inglese di Frost Queen Cookie è la stessa doppiatrice che ha doppiato Shantae o Shantae o Shanti, come la volete chiamare voi. E ragazzi, appunto, Frost Queen Cookie, un altro biscotto magico, vabbè l'ennesimo, ma è tipo la classe con più biscotti all'interno di questo gioco, ed è appunto il secondo biscotto leggendario. La sua abilità, ragazzi, è altrettanto interessante, ma con un concept leggermente più debole rispetto appunto a Cotton Cookie. Cioè, come idea, intendo, è più elaborata quella di Cotton Cookie, ecco. E ragazzi, essendo che siamo già nella sezione dei biscotti, vi volevo parlare di un altro piccolo update che hanno fatto riguardo, ragazzi, prettamente i topping. Come vedete appunto in alto a sinistra ci sono appunto dei numeri, c'è uno e poi due caselle bloccate. Questi ragazzi sono i preset per i topping. Ogni biscotto può avere al massimo 3 preset, dove gli altri due che vedete bloccati si sbloccano nel laboratorio una volta upgradato ad un certo livello. Quindi appunto, se magari voi buildate il vostro biscotto con appunto diversi topping, voi li potete automaticamente selezionare senza appunto doverli mettere lì ogni volta. Questo ragazzi rientra nella categoria di aggiornamento per migliorare la quality of life, quindi essenzialmente miglioria di gioco e non renderlo troppo macchinoso, ecco. E inoltre ragazzi, hanno fatto un altro piccolo aggiornamento riguardo i mark che si possono dare ai topping. Selezionando appunto un topping, se vedete in alto a sinistra, praticamente può essere contrassegnato da uno dei mark, cioè effettivamente dei marcatori, ecco. Se noi appunto gli diamo magari a questo topping il mark rosso, magari diamo a questo topping il mark verde e magari a quest'altro il mark, così via, in alto a destra noi possiamo selezionare direttamente i biscotti che sono marcati. Infatti, se io seleziono i biscotti col mark rosso, mi farà vedere biscotti col mark rosso e così via. E ragazzi, è una cosa, sempre vi ripeto, che migliora la quality of life. Ma ragazzi, direi di passare ai nuovi eventi che hanno aggiunto con questo update. Ragazzi, con un nuovo biscotto leggendario, così come hanno fatto con Seafairy e anche con gli Ancient, hanno aggiunto appunto le Legendary Gacha. Ci sono tante missioni da fare, ma proprio tante, dove nel frattempo però si possono sbloccare anche delle storielle, e quindi appunto completando varie missioni possiamo ottenere i Frost Crystals. Ogni 1000 Frost Crystals ci permette appunto di fare una multi da 10, e arrivati a 250 summon avremo garantita Frost Queen Cookie. E vi ripeto ragazzi, non ci arriveremo mai a 250 pull, è fatto apposta per non arrivarci e quindi dover spendere soldi della vita reale per appunto arrivare, casomai volessimo sbloccarla. Io ovviamente non lo farò, perché voglio essere il più free to play possibile. Spero di trovarla, la vedo difficile. Diciamo, contiamo sulla fortuna, ecco. E abbiamo la probabilità del 0,301%, che è la classica probabilità di biscotti esclusivi. Io qui ho completato una missione, prendiamoci questi appunto 200 Frost Crystals. Al massimo dovremmo riuscire a portarci, facendo tutte le missioni e anche quelle degli altri eventi che hanno aggiunto, tipo questo, che è un evento login, dove loggando ogni giorno possiamo ottenere premi, al massimo dovremmo riuscire ad arrivare, credo, sulle 190 summon, che non sono poche per carità, però è fatto apposta per non arrivare alle 250 in maniera del tutto gratuita. Comunque appunto vi ripeto, questo è un altro evento in cui loggando ogni giorno otteniamo tanti premi,
facciamolo, e 1000 cristalli al giorno, va bene. Hanno aggiunto un altro oggetto in questo gioco, ovvero i Time Jumpers, di cui ve ne parlerò dopo. Ragazzi, un altro evento è l'aggiunta della seconda stagione delle Mayhem Battle. Io ragazzi, nella scorsa stagione non sono riuscito ad arrivare a Master, sia una modalità carina, ma è difficile salire, è veramente difficile salire. Mi sono fermato circa 5050 trofei, ma non mi ricordo, apparirà qui lo screen. Ci hanno dato appunto anche qualche diamante. Io ragazzi personalmente preferisco la statua di questa stagione, che si ottiene se appunto si raggiunge la Lega Master, ed è appunto la statua del Protector of the Frozen Valley. Raga, mi piace molto, mi piace di più questa rispetto a quella della scorsa stagione, quindi cercherò di salire, ecco, alla Lega Master. Comunque qua riscattiamo appunto dei premi, perché ho fatto qualche battaglia, sono arrivato ad Argento 3. Ma ragazzi, cosa sono i Time Jumpers? È un altro jet che ragazzi semplicemente migliora la quality of life. Questi Time Jumpers, oltre a trovarli a iosa, veramente tanti Time Jumpers in questo evento, ma anche in questo evento e anche in quest'altro evento, li potete trovare nello shop delle Kingdom Arena. Sono appunto degli oggetti che vi permettono appunto di simulare i livelli dell'avventura. Selezionando ragazzi un livello è possibile simularli, questi livelli. Fino ad ora ragazzi, se noi volevamo ripetere un livello, magari per ottenere nella modalità dark le shard di un certo biscotto, dovevamo semplicemente fare in basso a destra battle e mettere il telefono lì e far completare i livelli in maniera automatica, e quindi praticamente perdere tempo senza far niente. In questo caso ragazzi hanno ancora di più velocizzato la situazione, perché noi ragazzi, andando ad utilizzare i Time Jumpers, noi possiamo appunto semplicemente ragazzi completare il livello senza perdere tempo. Usiamoli tutti e sei, tanto ragazzi alla fine si ottengono, ecco. Facciamo time jump, c'è questa bellissima animazione e ragazzi di colpo abbiamo completato 6 volte il livello. Cosa che magari ci avremmo messo 6-7 minuti, ovviamente dipende dal livello. Utilizzando i Time Jumpers ci abbiamo messo un secondo praticamente. Voi però ragazzi potete utilizzare i Time Jumpers solo se nel livello che state utilizzando i Time Jumpers l'avete completato a 3 stelle. Io ragazzi questo livello, così come tutti gli altri livelli della modalità normale, li ho completati a 3 stelle e quindi posso farlo. E appunto ragazzi, prima vi ho parlato della seconda stagione delle Super Mayhem. Hanno cambiato l'icona e mi piace davvero molto. E ragazzi, questa stagione, come anche gli altri eventi, ma è una cosa di cui vi parlerò dopo, durano 55 giorni. Vabbè, comunque, hanno cambiato appunto la stagione aggiungendo un qualcosa di nuovo. In questa stagione, ragazzi, noi possiamo combattere al fianco di questi omini, che appunto sono degli aiutanti, diciamo così, e che sono appunto dei veri e propri golem di neve. Nei primi due team appunto noi possiamo combattere a fianco di questi gnometti piccolini, che una volta che moriranno respawneranno, quindi essenzialmente sono infiniti. E col terzo team invece noi possiamo combattere al fianco del golem di neve gigante, che ha l'abilità di stunnare i nemici in sostanza, che rendono la cosa un po' più carina, però alla fine è una cosa sempre equilibrata, perché così come li abbiamo noi li ha il nostro avversario. E raga, ci sta, non è nulla di che, è un'aggiunta per renderlo ancora più carino, ma vabbè. E la particolarità di questa stagione è che hanno aggiunto i premi della stagione, non solo individuali raggiungendo un certo tier, ma anche appunto dei premi che si possono ottenere se la nostra gilda arriva ad ottenere un certo numero di trofei. E inoltre ragazzi, all'interno della Rainbow Shell Gallery, ovviamente, oltre alle shard di Siferi, potete trovare anche le shard di Frost Queen Cookie. Con questo update ragazzi hanno aggiunto delle nuove decors, e ragazzi sono delle decors che a me fanno veramente impazzire, mi piacciono veramente tanto, ed è la sezione del Cozy Snowfall Village. Ragazzi, sono queste decors ovviamente invernali, direi grazie al piffero, tra cui appunto questa decors dove appunto se posizionata Frost Queen Cookie fa una piccola animazione, un'animazione particolare, e stessa cosa appunto per quest'altra decors che però interagisce con Cotton Cookie. E ragazzi, sono tutte decors davvero molto belle, tra cui il ponte e l'arco sono le mie preferite. Nella sezione ragazzi Atlas of Trees hanno aggiunto appunto delle piante invernali, tra cui appunto alberi e addirittura cespugli e tronchi. Nelle battaglie PvP è stato aumentato il numero di trofei ottenibile quando appunto vinciamo una battaglia, ma è stato aumentato anche il numero di trofei che ci verranno sottratti se perdiamo una battaglia. È una cosa sempre equilibrata nell'ottenimento e nella perdita di trofei, ma è un modo per arrivare a Master più velocemente, quindi
Ci sta. E l'aumento di trofei è del circa 40-50% rispetto a quelli che ottenevamo fino ad ora. Ma ragazzi, direi che è arrivato il momento di fare le gacha di Cotton Cookie. Mi piace un bordello il banner. Mi piace veramente tanto, 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 tanto. Non lo so, sto biscotto è figo. È figo e basta in realtà. E ragazzi, come vedete, questo banner terminerà fra 55 giorni, quindi il 12 di gennaio 2022. Praticamente ragazzi, fra 2 mesi, e non credo che però abbiamo in questi 2 mesi semplicemente questi pochi eventi che ci hanno dato. Penso fra un mesetto all'incirca, intorno al 18-20 di dicembre, faranno appunto un altro aggiornamento dove, oltre ad aggiungere un nuovo biscotto, così come fanno sempre, diciamo, in una classica stagione, anche altri eventi e magari addirittura altre skin. Però ragazzi, ovviamente, se aggiungono altre skin devono fare in modo tale che effettivamente noi possiamo ottenere i Rainbow Cubes, perché in questo momento, se non con i pochi Rainbow Cubes che otteniamo dagli eventi appena aggiunti, non si riescono ad ottenere da nessun'altra parte. Ok ragazzi, allora direi che è arrivato il momento di fare le pull per quanto riguarda il nuovo biscotto Cotton Cookie. Spero appunto di trovarla più volte possibile, perché la vorrei portare almeno a 3 stelle. Però facciamoci prima quelle normali, visto che appunto sono normali, e quindi in teoria non dovrebbe uscire niente. Però 2 rare. Vabbè, facciamo altre 10 pull. Ok, bene, perché così ce la conserviamo tutta di là la fortuna. E andiamo con le prime 10 di questo banner. Ok, solo gingerbreve e strawberry per 3 volte di fila. Qui non c'è niente. Ok, epico. Pulz! Cotton Cookie almeno lo riusciamo a trovare ora e siamo a posto. Almeno lo riusciamo a trovare con le formine gratis, ecco. 2 epici. Mi sta venendo la voglia matta di voler trovare anche Frost Queen Cookie, perché se vi ricordate, nel video pull che feci di Raspberry, fui veramente tanto sfigato con Raspberry, però trovai Holly Berry prima, se non sbaglio, di Raspberry o dopo Raspberry. Comunque è il mio video di Cookie Run con maggiore successo, quindi se non l'avete visto vedetelo. Ok. Povero Moonrabbit, veramente, che sembrava essere buono, ma no. Dai, dai, dai. Ok. Olle, va bene, va bene. Cioè, va bene, in realtà è quello che volevamo prettamente lei, poi se casomai ci esce Frost Queen Cookie, l'accettiamo ovviamente. E ragazzi, l'animazione è molto carina, io già l'ho vista, perché ho visto alcuni video, in modo tale appunto anche da informare direttamente voi. Ragazzi, è molto bella, molto molto bella. Non lo so perché mi sono fissato con questo biscotto, lo faccio sempre con dei biscotti nuovi che aggiungono e che mi piacciono. Vabbè, non c'è più niente, skippiamo. Ok. 2 epici, tra cui Cotton Cookie, not bad. E iniziamo appunto con i diamanti. Ok, qua ragazzi non c'è niente. Qui invece niente, nemmeno per la seconda volta. Va bene, dai, continuiamo, perfetto. Niente, perfetto. Tanto raga, questa è pure una miniera di mileage. Qua non c'è niente, siamo a 40 pull senza epico, 50 pull senza epico, però le shard le stiamo trovando. Solo Ginger Brave. Oh, epico. Ok, va bene. Uno solo, va bene. Vediamo un po'. Dai, Cotton, Cotton, Cotton. Niente. Cioè, niente. Ok, perfetto. Olè, e siamo a 2. Ok, ok, ok. Continuiamo, continuiamo, continuiamo. Ok, e una stella è assicurata. Dobbiamo riuscire ad arrivare a 3 stelle. Ok, ecco l'epico, ecco l'epico. Ti prego, ridammi Cotton Cookie. E siamo tutti d'accordo che vada bene così. 2 epici, 2 Cotton Cookie. Ok, Soulstone, ecco il primo epico. Ok, olè, e siamo a 3. Ok, 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 ok. Che bella ragazzi, è proprio bella. Io non lo smetterò mai di dire, ma è proprio bella. Bella, bella. Poi anche appunto l'animazione che gli fanno ogni volta, con una grafica un po' diversa rispetto agli sprite normali, anche quella del gioco, la grafica proprio del gioco. Ok, Sorbet. Vabbè, ok, vabbè, questo ragazzi è la seconda volta che lo trovo, o la terza, forse la terza, perché io quando feci uno dei primi video d'altronde lo trovai solo una volta, cioè mi fermai a fare una pull e basta praticamente, perché non c'avevo ancora quest'idea di portarlo a 3 stelle eccetera, vabbè. Ok, allora, va bene, abbiamo trovato di nuovo Cotton Cookie, altro epico, siamo a 3, giusto? Sì, siamo a 3, siamo a 3 Cotton Cookie. Altri 2 epici! Madonna, per 3 volte 2 epici, va bene, ok. Ok, ok, come primo, un Cotton Cookie, dai, uno solo, nice. Vabbè, magari anche il secondo, siamo a 4, dai, 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 dai. Ragazzi, alla fine non è un problema, che comunque, cioè, si fanno le gemme, come sempre vi ripeto, cioè, è diventato un, non so se un meme. No, no, madonna, che è successo? 3 skip, 3 tante Soulstone, vabbè, ok, va bene. Dai, un altro Cotton Cookie, dai. No, Sparkling Cookie, ma va bene. Perché è uno dei 5 stelle che... è dei 5 stelle.
uno degli epici che appunto non ho ancora portato avanti. Ragazzi, che cazzo è successo lì sopra? 26 shard di cotton cookie. Vabbè, continuiamo. Siamo a 4 trovati. Ok, mo in teoria niente. E infatti qui proprio niente. Però abbiamo trovato una shard di Frost Queen Cookie. Quindi magari mi stai dicendo che probabilmente la troveremo. Non sarà mai così, mai nella vita. Ok, dai, continuiamo. Siamo a 4 trovati. Ho altre 3 shard. Qui proprio niente. Però altre shard. Va bene. Ok, epico. Speriamo. Altri 2 epici. Vabbè. Ragazzi, che devo dire? Che devo dire? 4 volte 2 epici nella stessa pool. Va bene. Ah, ok. Red Velvet. Io ragazzi, Red Velvet, non so se è la terza volta anche lui che trovo in tutto il gioco, perché anche lui lo trovai solamente una volta quando uscì, poi non l'ho più trovato. Dai, però dammi Cotton Cookie mo, dai, per non sprecare così la pool. Dai. E siamo a 5, ok. Forse la sono riuscito a portare già a 3 stelle. Sì ragazzi, possiamo portarla a 3 stelle. E ok, e la Madonna, 3 shard di Sea Fairy. Pool molto carina questa, pool davvero molto carina. Ma vi dirò, oltre vabbè il fatto che si sbloccano i pacchetti, però abbiamo da fare anche le Nether Gacha. Dobbiamo fare le Nether Gacha, guardate qua. Ok, con calma. Portiamo prima però Cotton Cookie a 3 stelle. Cerco in qualche modo di utilizzarla e magari farvi sapere in un prossimo video, oltre al fatto che vabbè, oggi è lo stesso giorno in cui è uscito appunto Pokémon Diamante Lucente per la Splendente, ma la serie la incominceremo, diciamo, non lo so, penso domenica o lunedì, perché ragazzi voglio prendermela veramente con calma. Non è una corsa all'oro, una cosa che voglio fare con tranquillità, nel mio modo, nel mio stile. Quindi ragazzi, non c'è fretta. Non voglio fare la corsa a chi lo finisce prima perché si piglia più visualizzazioni. A me non frega niente. Io voglio godermi il gioco e farlo godere soprattutto a voi. Ragazzi, ok, 3 stelle per quanto riguarda Cotton Cookie. Meglio di così non poteva andare. Siamo stati molto fortunati. Non mi ricordo quante volte abbiamo trovato. 6 volte, forse 5 volte. Allora, ci manca solo Frost Queen Cookie, ma never mind, lo troveremo in un secondo momento. Prendiamoci tutte questi premi, insomma, e soprattutto questi Time Jumper. Ok, siamo a 2400. Vorrei arrivare... No, 2400. Qui c'è la storia, ragazzi, che brutal skipperò perché la vedrò in un secondo momento quando è tutta completa, perché sennò mi dimentico. Perché ragazzi, mi piacciono queste storielle così, però io le vedo sempre alla fine, perché sennò poi non capisco quello che è successo prima, cioè non me lo ricordo più che altro. E siamo a 3000. Preciso ragazzi, 3000. Wow, para fatta apposta. Io non farò nessun'altra legendary gacha fino a un prossimo video, in modo tale che facciamo appunto tutti insieme. Allora, cara Frost Queen Cookie, Epico. Doppio epico di nuovo. Questo ragazzi è la fortuna che arriva su Cookie Run, perché su Konosuba Rem non l'ho ancora trovata. Io non ho ancora trovato Rem. Ragazzi, le sto facendo anche per conto mio. Sto a 210 pull, non l'ho trovata ancora. Vabbè, dai. No, ok, questo non è Dark Choco, vabbè, mai legge per noi. Ti prego, ora o mai più, perché io penso che avere 2 epici sarà ancora più difficile in futuro. Dai. Soddisfazioni, queste sono. Non è tanto il fatto di shoppare i pacchetti perché così ottieni le shard e automaticamente lo sblocchi. Cioè, c'è più soddisfazione a ottenerla così. Ammazzo rotto, ecco, ammazzo rotto. Continuiamo. Qui, vabbè, non ci sarà niente. Sono contento già così. Altro epico. No, vabbè, ma.
No, raga, no, io non sto, no, non sto decifrando la situazione, ma per niente. Vabbè, no, vabbè, vabbè. Ma pretendevo una ancora sparkling, va bene, caro, va bene. Ho capito che ti devo portare 4 stelle. Di nuovo? No, vabbè, sarebbe troppo, raga, sarebbe veramente troppo. Però Dark Choco, ok? Ah, ragazzi, 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 queste pull di oggi sono state magiche. Magiche, belle proprio, però abbiamo altri eventi. Ok, altre 500 di qui. Ah, ok, Gacha Marathon, vabbè, ti ringrazio, perché giusto ne abbiamo fatte 10. Sì, sì, proprio 10 ne abbiamo fatte. Veramente, boh, raga, mettiamocela, ovviamente. Eccola! Ah, vabbè, una cosa che però mi è venuta in mente ora e non vi ho detto, in Kingdom Arena potete selezionare e avere in squadra fino a 3 biscotti Ancient barra leggendari. Più di questi no, quindi non è che possiamo fare in futuro una squadra full leggendaria, una squadra full Ancient, no. Al massimo potremmo avere 3 Ancient e leggendari. Nel mio team io ho già 3 appunto biscotti Ancient e leggendari, quindi appunto ad esempio se volessi mettere Frost Queen Cookie non posso farlo, perché c'è bisogno poi selezionare fino a 3 leggendari barra Ancient. Però d'altro canto rendono comunque sempre utili gli epici, se no ragazzi che esistono a fare? Non avrebbe senso aggiungere più epici allora. Il Natale o diciamo l'inverno in generale mi ha portato fortuna e questa cosa è una cosa che mi fa piacere, ecco. Comunque ragazzi, cosa dire? Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Il prossimo video ragazzi sarà ovviamente la prima parte di Pokémon Perla Splendente. Andremo a completare il gioco insieme, faremo appunto un team un po' diverso dal solito. Io ho già in mente quale team fare e lo vedremo pian piano. Scoprirete i Pokémon con calma man mano che appunto andremo avanti nell'avventura. Credo domenica 21 o al massimo lunedì 22 con la prima parte. E appunto proprio nella prima parte vi spiegherò le modalità di gameplay. Ma ragazzi sicuramente avrete già in mente come la porterò e nel mio classico stile, ecco. E ragazzi, quindi, cosa dire? Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, ragazzi, sapete cosa fare. Lasciate tantissimi pollici in su, commentate, condividete. Ci vediamo in un prossimo video. Attivate la campanella per rimanere aggiornati, appunto, sui video. Seguitemi in community per rimanere aggiornati sulla programmazione. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E cosa dire, ragazzi? Arrivederci!